contestualizzando questi fatti e raccontando questi fatti in questi giorni, abbiamo avuto anche l'attenzione dei media, non solo regionali ma anche nazionali, e quindi in qualche modo abbiamo riacceso i riflettori su questa questione. Questa questione che è diventata praticamente qualcosa di anche forte politicamente, dopo quello che abbiamo vissuto un poco come istituzioni ai cosiddetti tavoli, perché non solo, voglio dire, a questi tavoli, mi riferisco al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, quelli in cui diciamo abbiamo partecipato, a cui abbiamo partecipato anche in maniera anche forzata, in maniera anche così costruita, ecco. Ma abbiamo assistito a delle scene orribilanti nei confronti delle nostre comunità, perché è venuto meno appunto il principio di solidarietà tra i territori, e le colpe maggiori di tutto ciò sono da addebitare innanzitutto a certa politica, come si suol dire. Mi auguro appunto che queste forme di partecipazione di massa riescono anche a scardinare questi sistemi che sono ormai vecchi e logori, ma hanno anche fatto emergere un problema evidente, che Enel ci vuole tenere divisi, ci vuole vedere divisi, perché in questo modo può imporre le logiche di profitto e può imporre appunto tutto questo sistema anche di compensazioni, come è stato riferito stasera, che naturalmente non fanno che offendere maggiormente appunto le nostre comunità. È chiaro che le nostre sono istituzioni che non si piegano a questa logica, e questo Consiglio Comunale lo rimarca in maniera diciamo decisiva, in maniera molto più forte rispetto al fatto che diciamo a come può farlo un sindaco in solitudine. Io vorrei ringraziare chi in questi giorni si è fermato qui al parco, ringraziare i comitati, ringraziare a chi ha espresso anche solidarietà alla mia persona, perché il nervosismo che abbiamo percepito dalla controparte attesta praticamente che le nostre ragioni sono così forti, così determinanti, che veramente appunto è nella paura di perdere questa partita, e appunto è ora che la politica si riappropri appunto di questi territori e detti l'agenda appunto di questi territori. Ecco perché. Queste istanze non si fermeranno a questi momenti, non si fermeranno a queste forme di resistenza che pure devono venire, io ne ho altre in mente, le studieremo appunto poi negli aggiornamenti del Consiglio, ma devono andare oltre, devono arrivare al Presidente della Regione Basilicata, perché è ora che questa questione diventi questione di tavolo politico. Non può essere più ignorata, non può essere più sottaciuta, non può più rispondere a logiche, diciamo, di equilibri politici. Ecco, questo è il dato fondamentale, e questo dato è bene che oggi venga rimarcato dai consigli comunali, perché un conto, non perché voglia sminuire quello che abbiamo messo in campo, perché le istituzioni sono state vicino a voi, a vostro fianco, e anzi è stata una bella pagina di democrazia, perché, come dire, la gente si è riappropriata di questa valle, ma è ora adesso che le istituzioni dettino appunto l'agenda. Lo voglio rimarcare questa cosa, lo dico spesso, non per sembrare ripetitivo, ma perché veramente quello che abbiamo messo in campo è qualcosa di inedito e forte politicamente. Allora è bene che questa porta venga aperta finalmente, perché la regione deve prendere contezza di quello che accade nella valle del Mercure. Bravo.